Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo video random del sabato. Quest'oggi ragazzi si tratta di un vlog perché voglio parlare, spero abbastanza brevemente con voi, di questa cosa, della cosa che avrete letto già dal titolo ovviamente. Ebbene sì ragazzi, sono andata a cavallo, penso che sia anche una definizione forse un po' troppo grande, nel senso che non è che chissà che cosa ho fatto sul cavallo, però effettivamente posso dire di essere stata sul cavallo, di non aver fatto chissà che, però insomma per essere comunque la primissima volta nella mia vita, lo stesso istruttore mi ha detto che ho potuto ritenermi soddisfatta perché certe volte i cavalli manco, insomma se non vogliono manco se muovono, quindi con me il cavallo per fortuna si è sentito a quanto pare abbastanza tranquillo e sereno da potermi far fare comunque un giro all'interno del maneggio. Ma questo insomma è un piccolo dettaglio, voglio spiegarvi prima perché effettivamente ho fatto questa esperienza, dopodiché raccontarvi che cosa ha significato per me, cosa ho provato ed infine condividere con voi un piccolo pensiero che vuole stare appunto dietro a questo vlog. Quindi questa cosa ragazzi è avvenuta perché io e Rodrigo lunedì, quindi sarebbe a dire il 10 giugno, abbiamo compiuto 4 anni insieme, quindi è stato il nostro anniversario, il nostro quarto anniversario, e quindi Rodrigo a sorpresa, perché effettivamente è stata una grande e bellissima sorpresa, ha deciso di farmi fare appunto questa esperienza. Perché ragazzi proprio questa esperienza, cioè perché andare a cavallo? Perché comunque da sempre ragazzi il cavallo è uno dei miei animali preferiti, trovo che sia un animale veramente magnifico, maestoso, meraviglioso, uno degli animali secondo me più belli che ci sono in natura. Questo lo penso da sempre, sin da quando sono piccola, penso che questa passione per i cavalli me l'abbia trasmessa la mia mamma, che saluto, perché anche lei ragazzi adora i cavalli, quindi probabilmente sarà una cosa genetica, non lo so. Fatto sta che appunto adoro i cavalli da sempre, quindi li ho sempre trovati degli animali veramente bellissimi, e quindi sarà capitato, che ne so, una, due, tre volte nel corso di questi 4 anni che siamo stati insieme, che io abbia detto a Rodrigo: guarda, io almeno una volta nella vita, cioè prima di morire, almeno una volta devo andare a cavallo, quindi sia, non lo so, comunque cioè, starci solo sopra qualsiasi cosa, ma devo poter dire di essere salita comunque in groppa ad un cavallo. Quindi diciamo che è sempre stato un piccolo sogno nel cassetto, e quindi Rodrigo ha ben pensato appunto ragazzi, a mia insaputa, di vedere se appunto qua nel circondario ci fosse qualche maneggio e se fosse possibile appunto per una che non è mai andata a cavallo magari fare una sola esperienza, insomma per una sola volta, e quindi insomma si è informato eccetera eccetera e ha trovato ragazzi un maneggio giusto tipo a 10 minuti qui da casa, fortuna ha voluto, e quindi l'istruttore comunque è stato molto serio perché si è informato fino all'ultimo, nel senso che ha voluto sapere se appunto io avessi avuto mai qualche esperienza, perché ragazzi ben sapete che comunque i cavalli sono animali, non dico difficili, però sono animali con una forte personalità, per cui bisogna anche saper assegnare il cavallo giusto. Ovviamente non si può dare un cavallo irrequieto, comunque con una forte personalità, a una persona che non è mai salita in groppa ad un cavallo, per cui l'istruttore è stato molto serio da questo punto di vista, perché appunto sapendo che io ero totalmente inesperta mi ha dato quindi un cavallo comunque adatto. Ritornando alla questione iniziale, mi ha organizzato questa sorpresa, per cui martedì, il giorno dopo che è stato il nostro giorno libero ragazzi, al pomeriggio mi ha portato a sorpresa in questo maneggio. È stata ovviamente una scoperta che assolutamente insomma mi ha lasciata senza parole, perché ovviamente una volta che ci siamo avvicinati lì ragazzi, cavalli di qua, cavalli di là, ho già capito cosa stava per succedere e cosa aveva organizzato Rodrigo, quindi è stata una sorpresa veramente pazzesca per me, e quindi grazie a Rodrigo ho potuto realizzare appunto questo piccolo sogno ragazzi. Vi farò vedere comunque delle immagini, perché ovviamente Rodrigo ha girato qualche video. Che dire ragazzi, se appunto vi devo parlare di come mi sono sentita e di cosa ho provato, vi posso dire che è stata
un'esperienza veramente bellissima, perlomeno per me personalmente, perché come vi ho già detto ragazzi lo sognavo da sempre di farlo almeno una volta nella vita, e stare in groppa ad un cavallo ragazzi secondo me è un'esperienza veramente unica che forse tutti quanti dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché non è come stare su una bicicletta, su una motocicletta o su un'auto. Comunque è un mezzo, diciamo, che può portarti dove vuole, ma è dotato comunque di volontà e sensibilità propria. Quindi sentire ragazzi che questo essere vivente ti sta facendo il favore, perché effettivamente i cavalli ragazzi ti fanno il favore. Vi ripeto, l'istruttore stesso mi ha detto che certe volte ha visto persone che sono andate, che sono state un'ora, perché insomma il tempo del giro era di un'ora, sono state un'ora in groppa al cavallo che era totalmente immobile, nonostante i tentativi di cercare di farlo muovere il cavallo è rimasto immobile, per cui il cavallo ti fa il favore effettivamente. Quindi sentire che questo essere vivente ti sta facendo il favore di portarti dove vuoi è veramente bello ragazzi, bellissimo. Per fortuna non ho fatto una grande figura di merda, perché comunque salire su un cavallo ragazzi non è facile, perché sono animali alti, grandi. Il cavallo che mi è stato assegnato per fortuna non era proprio altissimo, però sapete che si rischia di fare una magra figura di merda quando si prova a salire. Io per fortuna sono salita alla prima, con difficoltà ovviamente, però almeno non ho fatto una magra figura di merda. Questi capelli li odio. E quindi all'inizio ero ovviamente un pochettino impaurita, perché i cavalli appunto ragazzi sono animali molto fieri, possono essere molto testardi e sono soprattutto imprevedibili, per cui comunque all'inizio sono stata un pochettino tesa, penso che questa cosa sia comunque normale, però insomma col passare del tempo l'esperienza ragazzi si è rivelata essere veramente bellissima. È stata una sensazione bellissima, cioè sono arrivata insomma agli ultimi minuti che ragazzi, cioè se quando stai sul cavallo ti devi sentire fiero praticamente, cioè, sapete, uno dice vai in giro proprio fiero, perché è una creatura così fiera ragazzi, così elegante, che tu non puoi che sentirti così, cioè fiero di stare in groppa ad un cavallo. E quindi io andavo in giro così gli ultimi minuti proprio, cioè tipo petto in fuori, cioè veramente fiera e orgogliosissima. L'unica cosa insomma che l'istruttore comunque ha potuto farmi fare è stata quella di ovviamente far camminare il cavallo, anche perché ragazzi comunque l'andamento insomma del cavallo è una cosa che si deve seguire anche con il proprio corpo, insomma con il proprio bacino, quindi sforzare troppo anche per me, soprattutto che comunque era la prima volta ragazzi, sarebbe stato veramente tipo anche dannoso. Quindi non ho potuto insomma tipo andare al trotto, cioè il cavallo non è che si è messo a correre, anche perché ero abbastanza impaurita diciamo. Quindi l'unica cosa che ho potuto fare è farlo camminare, insomma fargli fare dei giri, guidarlo, insomma capire un po' come funzionavano le redini e tutto il resto appresso. Però mi posso ritenere davvero molto soddisfatta anche solo di questo. Io comunque ci tengo a ringraziare di cuore di nuovo Rodrigo per avermi permesso di realizzare questo piccolo sogno nel cassetto. E quindi ragazzi, dietro a tutto questo video, perché ho voluto raccontarvi questa cosa? Perché effettivamente mi ci ha fatto riflettere Rodrigo quando mi ha detto: guarda, io certe volte oltre ai regali materiali, cioè oltre a regalarti oggetti, amo regalarti esperienze, quindi amo farti fare anche esperienze. E questa cosa mi ha fatto riflettere un po' ragazzi, e devo dire che effettivamente è vero, cioè certe volte è bello non fare solo regali che siano materiali, è bello non regalare soltanto oggetti, capite che vi voglio dire? Lui ha totalmente ragione, è davvero bello poter regalare alle persone insomma a cui si tiene anche delle esperienze da vivere. Volevo condividere con voi questo, perché questo è stato un regalo che è vero non è stato un oggetto materiale, e comunque le persone che mi vogliono bene sanno bene benissimo che a me basta che mi si regala un gioco, un fumetto e sono la persona più felice del mondo. Però è bello ragazzi poter appunto regalare anche cose da fare, magari che siano cose anche che si desiderano fare. Per esempio volevo insomma condividere con voi questa idea e far arrivare magari anche ai più piccoli l'idea che possiamo non fissarci soltanto sul regalare oggetti fisici, oggetti materiali, ma ci si può concentrare anche sul cercare di regalare qualcosa che va un po' più al di là diciamo delle cose materiali. Infatti questa è un'esperienza ragazzi che io ricorderò per sempre, ricorderò per la vita, perché era una cosa che sognavo di fare da sempre e quindi sono riuscita a farla.
per quanto possa essere soltanto una volta, ragazzi, per quanto io abbia soltanto fatto camminare per un'ora questo cavallo, per quanto io sia stata soltanto un'ora in groppa a questo cavallo, è una cosa che ricorderò per sempre, mi porterò e porterò sempre con me. Quindi era questo che volevo comunicarvi, che è bello ricevere in regalo ed è bello regalare comunque anche solo esperienze. Per cui ragazzi, fatemi sapere se anche voi magari di solito siete il tipo di persona che regala esperienze alle persone a cui tiene, se siete mai andati a cavallo o se vi piacerebbe andare a cavallo. Io vi ripeto, secondo me è un'esperienza che chiunque prima o poi dovrebbe fare. Questi capelli li sto odiando tantissimo. Per cui questo video termina qui, spero di non avervi annoiato con le mie stronzate sensibili. Grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti ragazzi, ciao! Quella è giocherina, è tutta coperta dagli alberi, ma sta su un cavallo. Oh, la mia vita. Ora vediamo se l'istruttore le fa fare qualche passo, così la riprendo. Ehi, che fate voi? State calmi, eh? Tu baffetto. Amore. Sicuramente sarà felice come una bambina adesso. Ci resterà male quando scoprirà che il cavallo non lo possiamo portare a casa. Vi dico che col cappellino quello sta proprio da Dio. E sto qua, mi fanno compagnia a me. Ciccio! Arriva! C'è quel cagnolino che è un peperino, continua a girare in giro. Oh, si è sdraiato. E questo invece sta qua, è stancato, sta bene, solo che c'ha il fiatone, secondo me è vecchietto sto cane. Amore.